dallo Stadio Olimpico di Roma, il derby Lazio-Roma. Cercato invece l'interno dell'area di rigore, la Roma in vantaggio con il gol di Eric Lamela, sesto gol consecutivo per Lamela, sesto gol in sei partite per Eric Lamela. Va Candreva, Candreva 1-1, papera di Gogosian. Fernandes cambia passo, cerca il sinistro, Klose, Klose, sempre Klose, ancora Klose, 2-1. La palla è bassa, poi è Osvaldo, ma c'è un contatto all'interno dell'area di rigore. E rosso per De Rossi, espulsione per De Rossi, che credo si sia lasciato andare a un gesto inconsulto in area di rigore. Palla toccata male da Piris, Mauri Stefano, Mauri 3-1, se l'è fatti quasi tutti e tre la Roma, gol, questo è il primo sicuramente, l'assist per Mauri e di Piris. Mauri con un braccio, non secondo l'arbitro, sì, calcio di punizione e due gialli e rosso per Mauri. Palla verso Marchetti che sbaglia clamorosamente e c'è il gol di Miralem Pjanic per il 3-2. Bredele la vuole buttare dentro sul secondo palo, pallone arriva da Xiris sul fondo, clamorosa palla, gol per la Roma al 49. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia, Lazio batte Roma 3-2